Si è svolto presso la manifattura Tabacchi di Cagliari l'evento organizzato da Prima Idea e Coldiretti per discutere sulla sostenibilità del settore agroalimentare sardo. Un'opportunità per le imprese per potersi affacciare nel mondo in qualche modo commerciale in maniera diversa. Questi accreditamenti sappiamo sono già importanti per l'Unione Europea, ma saranno importanti soprattutto in futuro perché caratterizzeranno sempre di più quello che è il posizionamento delle merci sul mercato e anche la valutazione etica delle merci sul mercato, per cui il nostro obiettivo è di non contrastare questi elementi ma di cavalcarli e anticiparli, rendendo quella che è una terra che naturalmente ha già queste caratteristiche, cioè di sostenibilità, un'occasione anche per le nostre aziende. Ecco, noi siamo considerati una terra naturalmente biologica, vorremmo poterla portare anche direttamente sui prodotti. Hanno partecipato all'incontro diversi rappresentanti di aziende per presentare i propri casi aziendali e il bilancio di sostenibilità. Il nostro report d'impatto redatto nel 2022, prossimo bilancio di sostenibilità per il 2023, rappresenta semplicemente la certificazione di un'esperienza di sostenibilità di settore che va avanti appunto da 60 anni. Il nostro impegno non soltanto in termini di sostegno di tutto il comparto zootecnico vaccino in Sardegna è formalizzato in un documento che attesta non soltanto in termini economici l'impatto che il nostro operare ha sul territorio a beneficio sia delle 160 aziende conferenti il latte ma anche di tutto l'indotto e anche in termini di sostenibilità ambientale per il continuo operare nel rispetto di un contesto che chiaramente va valorizzato e naturalmente rispettato. Ed infine in termini di sostenibilità sociale, avere una responsabilità in termini economici significa implicitamente avere un impatto a livello sociale, non soltanto nel senso delle famiglie coinvolte, ma anche rispetto a quelle che sono le prospettive di un settore.